Bene, penso che le sappiate tutti, avete un quarto d'ora, io adesso dico proprio due cose e poi iniziamo. Finora io non ho visto domande nelle altre no, sessioni, non, non, non ci sono, quindi non, non ce la facciamo neanche con... Ok, se però avanza un attimo di tempo, le domande sono una, sono una cosa... Però mi sa che con i cambi e tutto non ce la facciamo. La macchina delle slide è già sotto controllo, perfetto.

Allora, stiamo, i colleghi stanno ancora entrando, ma insomma, visti i tempi e vista la vicinanza con l'ora di pranzo, io inizierei se siete d'accordo. Invito anche tutte e tutti a sedervi davanti, visto che c'è posto e non ci sono i cartelli riservati, quindi occupiamolo. E oggi parliamo nella sessione di ambiente e territorio, popolazione e società. Parliamo un po' di dati, ma soprattutto di benessere. Di demografia nel senso di invecchiamento, eh, di equità e di questioni di genere. Quindi abbiamo quattro presentazioni eh, di un quarto d'ora ciascuna, io semplicemente darò la parola ai, ai presentatori e alle presentatrici, mi, eh, mi presento proprio velocemente, io sono Mario Paolucci, sono il direttore dell'Istituto di ricerche sulla popolazione e le politiche sociali del CNR, come vedete non scioglie lingua. E faccio questo, sono in questa posizione da quattro anni e dirigo un istituto del CNR nel Dipartimento di Scienze Umane e Sociali che ultimamente si sta dando una riorganizzazione proprio per esporre le cose che facciamo anche dal punto di vista scientifico. Quindi, se andate a vedere il Dipartimento, chiaramente vi porto i saluti del direttore del Dipartimento, professor Capasso. Se andate a vedere sul Dipartimento, stiamo anche iniziando a pubblicare dei policy paper e da sempre il Dipartimento interagisce con l'Istat, anche se tardivamente abbiamo firmato una convenzione proprio per opera del nostro nuovo direttore di Dipartimento e del Presidente Istat che si sono messi d'accordo recentemente. Abbiamo tante collaborazioni e per tutto quello che riguarda le scienze sociali siamo estremamente interessati ai dati dell'Istat e a tutto quello che ci si può fare. Vi invito anche a dare un'occhiata al, al nostro sito, noi abbiamo un nucleo originario di demografi, eh, ma abbiamo anche informatici che si occupano di piattaforme sociali, ricercatori di, di scienze politiche, eh, esperti di territorio, su, investiamo e vorremmo investire anche molto sulle politiche territoriali. Quindi venite a trovarci. Un altro dei ruoli, un altro dei cappelli che ho in questo momento è essere uno dei rappresentanti del progetto delle infrastrutture per le scienze sociali, che è stato finanziato nel, dal PNRR. Per una parte di questo progetto trovate un poster nella sala dei poster, il progetto si chiama FOSR, eh, io ne seguo una piccola parte, ma eh, l'obiettivo del progetto è proprio quello di dare un po', diciamo, dal punto di vista della ricerca. Una casa ai dati e un sistema di produzione di dati veloce come quello che è stato presentato ieri, di cui si è discussa la necessità ieri nella, nella piattaforma nazionale dei dati. Eh, quello che noi faremo adesso sarà sostenere alcune infrastrutture a livello europeo che producono dati, sostenerle a livello italiano e aiutarle creando un nuovo panel specializzato per i dati di ricerca. Questo è un lavoro in progress che è legato sia a tutte le altre linee del PNRR e ne vedremo una particolarmente importante qui che è questa sull'invecchiamento. Un aneddoto proprio poi, la mia provenienza in realtà diciamo, dopo una serie di giri è quella della, dei modelli ad agente, non so chi, quanti li conoscono, ma sono strumenti per la rappresentazione dei fenomeni sociali basati a livello individuale. Eh, anni fa, non tantissimi, ma insomma, quando ero ancora molto ingenuo dal punto di vista demografico, trovai una, sviluppai un sistema che eh, seguiva dal punto di vista dei, della criminalità, delle organizzazioni criminali, la popolazione di Palermo nel giro di diversi anni. Quando lo facemmo girare per 30 anni i crimini scomparivano. Ma semplicemente perché io non avevo mai guardato come era la forma della popolazione di Palermo, e, 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 si distingueva la popolazione, non la criminalità. E, va bene, per il lavoro che noi facciamo tutte queste informazioni sono indispensabili, quindi un, delle, un altro degli oggetti che c'è in questa infrastruttura è una piattaforma per le popolazioni artificiali. Cioè costruire popolazioni che abbiano senso dal punto di vista statistico, ma che siano completamente sintetiche e non, quindi non eh, coperte da, da problemi di riservatezza, sempre che l'algoritmo per, la, per produrre sintetiche funzioni, ma che siano sub, poi immediatamente disponibili a chi fa modelli. Queste popolazioni vanno fatte rispettando tutti i criteri di plausibilità e ragionevolezza anche dal punto di vista di tutte le cose che vedremo oggi, cioè rapporto, eh, funzione, eh, tipo di modellazione diversa nei caso di problemi di genere, modellazione diversa in caso di situazioni di reddito, benessere e chiaramente come ha mi ha insegnato la simulazione un po' di anni fa, l'invecchiamento è una parte fondamentale. E con questo direi che concludo e eh, presento la collega dell'Istat, Miria Savioli. Che eh, parlerà appunto del benessere e degli indicatori BES e BEST. Allora, Eccoci mh. qua. Buongiorno a tutti. E nella mia presentazione di oggi, che ho realizzato insieme alle colleghe Stefania Taralli e Alessandra Tinto, vi parlerò, come lo vedete nel titolo, delle dimensioni dell'equità nei sistemi di indicatori del progetto BES e del progetto BES dei territori. Um, diciamo subito che l'ISAT ha sempre espresso un grande impegno nella misurazione del benessere a partire dal 2010, che è l'anno di varo del progetto BES, um, e questo sistema di misurazione: del benessere aveva l'obiettivo, ha avuto fin dall'inizio l'obiettivo di misurare il progresso della società italiana non soltanto dal punto di vista economico ma anche dal punto di vista ambientale e sociale. Uh, uno degli obiettivi fin dall'inizio di questi progetti uh, che poi sono diventati tre come vedete nella slide era quello di misurare non soltanto i livelli di benessere e la loro evoluzione nel tempo, ma di misurare anche le disuguaglianze, perché non c'è benessere se questo benessere non è per tutti i gruppi sociali e non è in tutti i territori. Con questo spirito nel 2010 ISTAT e CNEL hanno lanciato un progetto congiunto, che è appunto il progetto BESSA, eh, un progetto che, si articola, eh, che ha sviluppato un framework di misurazione che si articola in 12 domini per un totale di 152 indicatori declinati a livello nazionale e regionale. Fin dall'inizio la dimensione della regione è stata una dimensione di analisi fondamentale, proprio perché lo sappiamo bene le difficoltà, Differenze che contraddistinguono le regioni del nostro paese sono molte e in realtà ci troviamo di fronte a un paese che non è una sola Italia, ma per molti indicatori è un paese fatto di molte Italie, molto diversificate tra di loro. Uh, proprio uh, per scendere sempre maggiormente nel dettaglio dell'analisi del benessere a livello territoriale, nel 2018 l'ISSA ha attivato un nuovo progetto, uh, che è un po' figlio diciamo del, del progetto BES, che utilizza. Um, utilizza lo stesso framework concettuale ed è il progetto BES dei territori con un set di 70 indicatori che questa volta invece vengono però declinati a livello provinciale, proprio con l'obiettivo di scendere sempre ad un livello di analisi delle disuguaglianze sempre più fino. Un altro momento fondamentale nella storia della misurazione dell'Istat sul benessere è sicuramente il 2016 ed è l'anno in cui viene varata una legge, la legge 163 di riforma della legge del bilancio, eh, dove per la prima volta un subset di indicatori di benessere vengono inseriti nel ciclo di monitoraggio e di valutazione delle politiche. Eh, in sostanza il decisore politico ha deciso che queste politiche pubbliche devono essere monitorate anche attraverso gli effetti che esse hanno sugli indicatori di benessere. Um allora eh, entriamo ora però nel dettaglio no? nel merito della, della presentazione e vi dicevo che uno dei capisaldi di questo sistema di misurazione è l'analisi delle disuguaglianze eh, il territorio ovviamente è una dimensione fondamentale la quasi totalità degli indicatori del progetto BES arrivano fino al livello regionale 145 su 152 eh, abbiamo poi 70 indicatori declinati a livello provinciale le altre dimensioni che vengono prese in considerazione sono il genere, le classi d'età e il titolo di studio. Ma quando si eh, analizzano le disuguaglianze, non è sufficiente considerare singolarmente le dimensioni della disuguaglianza. È fondamentale cogliere anche le relazioni e le combinazioni tra le varie dimensioni. È per questo che un numero nutrito di indicatori viene incrociato um, per genere e territorio. Uh, molti sono gli indicatori che vengono incrociati per classe d'età e genere, e invece gli indicatori che rendiamo disponibili per Titolo di studio vengono resi disponibili incrociati con le classi d'età e con il genere. In alto vedete questo riquadro giallo perché eh, stiamo ah, studiando un nuovo approfondimento delle disuguaglianze che tiene in considerazione l'incrocio tra titolo di studio e territorio. Uh, adesso facciamo un esempio no? abbiamo visto quali sono le dimensioni della disuguaglianza che il progetto che tutti e tre i progetti in realtà prendono in considerazione ma facciamo un esempio di cosa succede quando consideriamo queste dimensioni della disuguaglianza qui vi proponiamo un esempio classico, un indicatore molto noto che è il tasso d'occupazione che afferisce al dominio lavoro e conciliazione dei tempi di vita, vedete la media Italia è il 66% per la popolazione di 20-64 anni ma già semplicemente Introducendo una dimensione come nel territorio notiamo che c'è un grande divario, con il tasso d'occupazione delle regioni del nord ben 22 punti percentuali più alto rispetto alle regioni del mezzogiorno. Che cosa succede però se oltre al uh, territorio prendiamo in considerazione anche il sesso? Uh, vediamo che le eh, differenze territoriali si ripropongono sia per i maschi sia per le femmine, ma sono particolarmente enfatizzate nel caso delle, delle femmine. Uh, vedete con 28 punti percentuali di differenza tra il tasso d'occupazione delle donne del nord e le donne residenti invece nel mezzogiorno. Facciamo però un altro passo in avanti. No? quindi complichiamo diciamo, la situazione e introduciamo anche il titolo di studio. A questo punto vediamo che le differenze per titolo di studio si confermano in tutte le ripartizioni geografiche, uh, si confermano sia per i maschi che per le femmine, ma per le femmine sono particolarmente accettuate. In particolare per le femmine residenti del mezzogiorno, dove c'è, un abisso, vogliamo dirlo, chiamarlo così, una distanza enorme tra il tasso d'occupazione delle donne con alti titoli di studio residenti del mezzogiorno, che è addirittura 47 punti percentuali più alto delle donne residenti in questa ripartizione geografica, ma con un basso livello di istruzione. Qui invece vi propongo un altro esempio, approfondiamo ulteriormente, ma andiamo questa volta ad approfondire a livello territoriale, è la speranza di vita alla nascita, e questo è un indicatore che afferisce al dominio salute del BES. Uh, qui vediamo rappresentati il numero medio di anni e abbiamo fatto un confronto. Abbiamo prima messo a confronto le ripartizioni territoriali e vi facciamo vedere come uh, nel Nord-Est la speranza di vita alla nascita è in media 1,7 anni più alta rispetto. Le persone residenti nel Mezzogiorno. Che cosa succede però se lasciamo la ripartizione, scendiamo ad un livello più fine e consideriamo la uh, regione? A questo punto la distanza tra la regione con la performance più, migliore e quella con la performance peggiore arriva a 2,9 anni, ma se poi scendiamo ancora ulteriormente a livello di provincia, questa distanza diventa addirittura 3,6 anni. Questo significa che le persone residenti a Firenze hanno una speranza di vita di 3,6 anni più alta delle persone residenti a caserta. Um, qui vi faccio vedere invece eh, quello che eh, tutti, e eh, noi ma insomma eh, qualsiasi persona che vuole diciamo, analizzare la dashboard dei due progetti BES e BES dei territori può trovare sul sito, eh, ritorno in questo caso sul tasso d'occupazione, nella cartina di sinistra vedete il forte gradiente territoriale del tasso d'occupazione con valori molto più alti al nord, ovviamente via via i colori diventano più chiari. Perché il tasso di eh, occupazione diminuisce via via che ci si sposta al sud, il valore più alto in Trentino-Alto-Adige è quasi l'80%, il, il valore più basso in Sicilia. Uh, nella seconda cartina, però, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto un ulteriore approfondimento, abbiamo declinato il tasso di occupazione per uh, provincia. A questo punto, facciamo il focus sulla Sicilia, che nella cartina regionale è monotona, ha un solo colore, e vediamo invece quanto i colori si sgranano all'interno del territorio di questa regione dove troviamo Caltanisetta che è la provincia con il tasso d'occupazione più basso tra tutte le province italiane che però è limitrofa a Ragusa dove il tasso d'occupazione raggiunge il 60% mentre invece a Caltanisetta è il 42% quindi vedete una differenza notevole anche per territori molto vicini e limitrofi e questo ovviamente lo possiamo apprezzare grazie al progetto Best dei territori che scende a livello di provincia. Il grafico di destra invece ora non ci importa il significato di tutti i pallini, vi, vi dà solo l'idea, vi basti a questo: uh, i pallini ovviamente rappresentano le province, in rosa il tasso d'occupazione delle donne, in azzurro il tasso d'occupazione degli uomini. L'aspetto interessante è che non c'è mai una situazione, una provincia in cui il tasso d'occupazione delle donne è più alto di quello degli uomini. Un'altra informazione che ci dà questo grafico è che il divario di genere è maggiore laddove più bassi sono i tassi d'occupazione. Allora, Quali sono i prodotti dell'Istat con cui vengono divulgate eh, tutte queste, queste informazioni, questa grande mole di informazioni? Eh, I prodotti di punta sono due, il rapporto BES che nel 2000, adesso ad aprile nel 2024 è arrivato all'undicesima edizione, siamo partiti con un rapporto annuale ehm, BES, il primo eh, risale al 2013 e poi dallo eh, scorso anno 20 rapporti regionali, uno per ciascuna regione regione. Entrambi queste tipologie di prodotto si focalizzano ovviamente sui livelli di benessere, sulla loro evoluzione del tempo, ovviamente sulle disuguaglianze. Nel caso del BES tutte le dimensioni che vi ho fatto vedere: quindi territorio, sesso, età, titolo di studio. Nel caso dei rapporti eh, regionali invece si fa un focus approfondito proprio sui territori. Um, e entrambi i rapporti, laddove possibile, propongono un confronto anche con il dato europeo. Ovviamente non è possibile. Parlare ora di tutta la molteplicità di analisi e di approfondimenti che questi rapporti propongono, vedete la slide è fitta proprio perché le cose che si fanno sono tante. Vi faccio solamente eh, due esempi e con questo mi avvio alla conclusione. Um, questo è un esempio tratto dal rapporto BES, in cui vedete rappresentati tutti gli indicatori di uno dei 12 domini, il dominio relazioni sociali. In cui trovate rappresentate le differenze percentuali tra il valore regionale. È un valore benchmark che in questo caso è il valore Italia. In azzurro le regioni del nord, in arancio quelle del centro, in verde quelle del mezzogiorno. Come vedete, ehm, le regioni del nord le troviamo tutte nella parte superiore del grafico che eh, delinea eh, condizioni migliori di benessere, mentre invece le regioni del mezzogiorno in verde si collocano prevalentemente nella parte bassa del grafico. Non per tutti i domini accade questo, cioè non sempre c'è questo dualismo così evidente e marcato tra regioni del nord e del mezzogiorno. In questo caso le performance migliori sono delle province autonome di Trento e Bolzano con alcune eccezioni. L'Emilia Romagna per esempio registra la performance migliore per la partecipazione sociale e politica, la Sardegna per la rete potenziale di aiuto. Questo invece è l'ultimo esempio che vi faccio vedere, tratto dai rapporti eh, BEST regionali, in questo caso il dominio di esempio è il dominio istruzione e formazione eh, e qui vi propongo due radar, due grafici. Nel radar di sinistra vediamo gli indicatori eh, per il Veneto confrontati con la media Italia, ovviamente sono differenze standardizzate che rendono possibile il confronto, eh, e vediamo la linea arancione del Veneto che registra situazioni in linea con la media o migliori della media nazionale per quasi tutti gli indicatori. Nel grafico di destra invece che cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto uno zoom e abbiamo mantenuto sempre l'Italia tratteggiata come punto di, di confronto ma poi abbiamo inserito con il rosso la provincia con il risultato peggiore di quell'indicatore e in verde la provincia con il risultato migliore. Vedete che anche per un indicatore come quello che vi, che vi segnalo con la freccia che è eh, la partecipazione alla formazione continua dove il Veneto tutto sommato è in linea con la media nazionale nel momento in cui scendiamo a livello di eh, provincia notiamo delle grosse differenze eh, con Rovigo che eh, registra il valore più basso anche molto più basso della media nazionale e invece Padova ecco da qua vedo poco invece Padova che registra la performance migliore allora Concludo questo breve intervento, devo dire che non è stato semplice con Alessandra e Stefania trovare una linea di lettura per sintetizzare no? in così poco tempo il grande lavoro che facciamo, non solo noi tre, ma tutti i colleghi che con noi partecipano e devo dire sono veramente tanti che contribuiscono a questi due prodotti di punta dell'Istat. Um, questo è stato un po' quello che abbiamo scelto no, di raccontarvi facendovi vedere degli esempi con dei grafici, ovviamente. Uh, diciamo che l'Istat e l'Italia, in realtà, grazie all'Istat, si è contraddistinta nel contesto europeo anche nel contesto internazionale con l'Ocse, eh, nel momento in cui nel 2010 è stato varato questo grande progetto che è il progetto BES. Eh, una situazione d'avanguardia che mantiene ancora di più dopo il 2016 perché il fatto di aver inserito attraverso una legge indicatori di benessere nei documenti di programmazione economica e finanziaria ha blindato quegli indicatori. E badate, il fatto che sia stata fatta una legge non è una cosa banale, perché la legge blinda gli indicatori anche al campo dei governi eh, noi quando ci confrontiamo nei tavoli internazionali parliamo con, con altri paesi la nuova zelanda per esempio ha fatto passi più avanti dell'italia perché usa gli indicatori di benessere per allocare le risorse cosa che l'italia invece non fa ma adesso hanno un grosso problema perché ha cambiato il governo e quindi quell'allocazione di risorse viene rimessa in discussione Uh, ovviamente, eh, diciamo, eh, siamo sempre in, in, in lavoro, no? siamo sempre in attivo. Uh, stiamo uh, studiando, come vi avevo fatto vedere in una delle prime slide, le interazioni tra le dimensioni della disuguaglianza, titolo di studio e territorio nel caso specifico. A novembre, in occasione del forum mondiale, uh, Faremo un focus di approfondimento sulle disuguaglianze tra cui considereremo anche queste che abbiamo allo studio. E poi c'è tutto il grande lavoro del BES dei territori dove ci sono allo studio nuove misure e quindi la possibilità di ampliare il set dei 70 indicatori con nuovi indicatori, eh, soprattutto da fonte, registri e censimenti. E poi eh, nel 2024, accanto ai 20 report regionali, ci sarà un ventunesimo report che invece proporrà. Un focus sulle città metropolitane e questo sempre con l'obiettivo di andare ad un livello maggiore di dettaglio vi lascio con un invito a questo punto perché l'italia ha nel 2024 dal mio punto di vista l'onore di ospitare il forum mondiale sul benessere sarà un'occasione di incontro di approfondimento di stimolo per tutte le persone che si occupano di questi temi l'ISAT partecipa in primo piano perché sta partecipando con il mef all'organizzazione delle Evento alla scelta dei contenuti scientifici del forum. Quindi vi aspettiamo tutti a novembre al Forum Mondiale sul Benessere. Grazie. Grazie, allora abbiamo sentito il benessere e l'importanza dei territori. Come dicevo, anche noi nel nostro piccolo scommettiamo sulla, su quanto sia importante portare la ricerca anche dentro i territori. E proseguiamo adesso con la dottoressa Romano, sempre collega dell'Istat, che ho scoperto poi, guardando i lavori, ha pubblicato anche con Billari e con Rosina, che sono coinvolti con me con la, in tutte e due l'infrastruttura delle scienze sociali e AGIT, di cui parlerà poi il professor Vignoli. Prego, Perfetto. Um, io mi vorrei ricollegare al filo conduttore. Mh, sperando che partano anche le slide, al filo conduttore della, della conferenza e quindi all'impatto che la transizione digitale può avere sull'uguaglianza di genere. Lo faccio uh, utilizzando attraverso alcuni degli indicatori consolidati che ci consentono di confrontarci con altri paesi evidenziando uh, i progressi che abbiamo fatto ma anche i gap che restano ancora da colmare e in chiusura uh, mi piace uh, come dire, dare qualche flash, qualche suggestione su quelli che sono ambiti di ricerca che a mio parere dovranno essere sviluppati nei prossimi, nei prossimi anni. Eh, parto da alcuni degli indicatori che fanno parte del sistema di Women in Digital, che è un sistema di valutazione messo in piedi dalla Commissione europea dal 2014 per monitorare i progressi digitali degli stati membri e soprattutto valutare l'inclusione delle donne nella società digitale. Eh, aspetto fondamentale perché eh, come dire, si parte dalla consapevolezza che la sottorappresentanza femminile nei vari domini della società eh, digitale è un'opportunità mancata per tutti e quindi abbiamo bisogno di misure solide che ci consentano di monitorare anche l'efficacia degli interventi messi in campo per garantire pari opportunità e quindi Women in Digital lo fa con indicatori che riguardano l'uso di internet, le competenze degli utenti, le competenze specialistiche. Io parto da questo indicatore mh, molto noto che riguarda l'utilizzo di internet che ci dà una prima informazione molto importante. Possiamo dire che in Italia se consideriamo la popolazione tra i 16 e 74 anni, come nel resto dei paesi il divario di genere si è di fatto azzerato di appena due punti a svantaggio delle donne. Però questo azzeramento del divario di genere rende ancora più visibile il persistente divario territoriale. L'Italia si colloca come dire, in coda eh, nella graduatoria dei paesi europei, 5 ehm, punti in media sotto la media europea, un po' più distanti sono le, le donne rispetto agli uomini. Dobbiamo anche dire che però se riproduciamo questo grafico per la classe di età più giovani tra i 16 e 29 anni insieme al divario di genere scompare anche il divario territoriale perché c'è un allineamento di tutti i paesi su percentuali di utilizzatori che vanno tra il 97 e il 100% sia tra gli uomini che tra le donne. Se però facciamo un focus sulla situazione italiana, vediamo e allarghiamo lo sguardo a tutta la popolazione dai 6 anni in su, vediamo che ancora nel 2023 abbiamo un gap di genere a svantaggio delle donne. Che però guarda esclusivamente le classi di età dai 60 anni in su. Fino ai 59 anni le donne non solo hanno raggiunto gli uomini ma sono riuscite anche a superarli in alcune classi. Questo grafico ci consente anche di vedere un'altra cosa, di dare cioè visibilità a quella che è la rivoluzione che abbiamo vissuto negli ultimi dieci anni. La grande crescita come dire nell'utilizzo di internet che ha riguardato tutte le classi di età in particolare e in particolare le donne e soprattutto quindi le classi, mh, i bambini e le classi di età più mature. In dieci anni a livello medio c'è stata una crescita di 21 punti percentuali per gli uomini e di 26 punti percentuali per le donne. Questo ha consentito di dimezzare in dieci anni il divario di genere, che ripeto resta come dire, una caratteristica soltanto delle età, dell età più anziane. Diverso il discorso se andiamo a guardare eh, la popolazione che ha competenze digitali almeno di base. Eh, possiamo dire che anche in questo caso il divario di genere è molto contenuto in Italia come negli altri paesi, ma ancora una volta l'Italia si trova in una posizione in coda alla graduatoria della classifica europea con un 44% di donne e 47% di uomini che hanno competenze digitali almeno di base. Siamo lontani dagli altri paesi, ma questo è un problema di tutti. Uomini e donne. Siamo 10 punti sotto la media europea, 40 punti sotto, ehm, la, i, i, sotto i paesi più avanzati, quindi che sono in testa alla graduatoria e che hanno già raggiunto e superato la quota 80% che è l'obiettivo di Europa digitale. Eh, questo ovviamente rappresenta una grossa criticità, anche perché se riproduciamo questo grafico per la componente giovanile più giovane della popolazione ci ritroviamo nella stessa identica situazione, cioè anche tra i 16 e eh, i 29 anni l'Italia Italia si colloca in coda alla classifica, eh, 10 punti percentuali sotto la media e 30 punti percentuali sotto i paesi più avanzati. Però l'aspetto più interessante è che tra i giovani scompaiono le differenze di genere. O meglio, a livello medio sono più numerose le donne che hanno competenze digitali, almeno di base, in Europa e anche in Italia. Come ci conferma questo grafico che ci fa vedere che lo svantaggio delle donne in termini di competenze riguarda soltanto la popolazione dei 45. Cinque anni in su. Prima invece è più elevata la componente femminile, con competenze digitali almeno di base, e il divario di genere a favore delle donne è particolarmente evidente nella componente più eh, giovanile. Um, ovviamente, purtroppo, questi. Progressi, questi passi in avanti fatti in termini di uh, uguaglianza di genere non si ritrovano poi nel momento in cui andiamo a disseminare altri indicatori. In particolare, il mondo ICT resta fortemente caratterizzato al maschile, sia se guardiamo i percorsi professionali, sia se guardiamo i contesti occupazionali. Uh, sappiamo che le donne hanno mh, una minore propensione a conseguire lauree STEM, però, se noi andiamo a, a vedere all'interno delle lauree STEM la criticità dove è maggiore, Individuiamo insomma, questo problema soprattutto nelle discipline ICT, eh, dove la componente femminile di laureate rappresenta appena il 19,9%, quindi siamo due punti percentuali sotto la media europea, ma eh, soprattutto siamo fermi, nel senso che in dieci anni abbiamo recuperato eh, appena tre punti, siamo cresciuti di appena tre punti percentuali e non abbiamo recuperato posizioni nel contesto, nel contesto europeo. Non ci meraviglia dunque che ritroviamo la stessa situazione di Squilibrio nel momento in cui andiamo a eh, vedere la componente femminile della, degli, tra gli specialisti ICT, la componente femminile si ferma al 15,7%. Siamo anche in questo caso, purtroppo, in coda alla graduatoria, eh, con una crescita di appena un punto e mezzo eh, rispetto al 2014 e un divario raddoppiato rispetto all'Europa. Questo è un elemento di fortissima vulnerabilità eh, per le donne, insomma, una nuova forma di penalizzazione. Sulla mercato del lavoro, un mercato del lavoro caratterizzato come dire sempre più dalla domanda quindi di questo tipo di professionalità che sono tra le più ricercate ma anche tra le meglio le meglio retribuite. Questo grafico però ci consente di fare anche un'altra riflessione su quella che è la distorsione che può essere introdotta dall'intelligenza artificiale e come questa possa in realtà eh, come dire ehm, consentire il persistere di diseguaglianze di genere. Questa, questa, questo rischio c'è non soltanto per perché l'intelligenza artificiale viene addestrata su testi che hanno in sé contenuti discriminatori o pieni di stereotipi di genere, ma anche perché eh, c'è una scarsissima presenza femminile tra gli sviluppatori e i programmatori, cioè non abbiamo sviluppatori di software, pochissimi sviluppatori di software sono donne, questo significa che le donne quindi sono escluse dalla progettazione degli strumenti della società del futuro e questo va ovviamente a detrimento di tutti. Non solo perché, non tanto perché le donne non, non perché le donne farebbero meglio ma perché aggiungerebbero ovviamente un altro punto di vista che di per sé complementare è un arricchimento della progettualità in corso. Eh, questi indicatori che ho così sinteticamente mh, descritto e riportato sono solo una parte ovviamente del, di quelli considerati dal sistema Women in Digital ci raccontano quindi di tanti passi in avanti fatti dalle donne eh, soprattutto quindi in termini di competenze i dati sono chiari però è proprio sul tema delle competenze e quindi c'è un alert quindi da segnalare perché siamo davvero lontani dal resto degli altri paesi e lontani dagli, dagli obiettivi dell'Europa digitale che prevede ehm, competenze di base per l'80% della popolazione ehm, anche la sottorappresentanza femminile nei percorsi formativi e nelle occupazioni ICT ehm, è un elemento degno di attenzione che sottolinea l'esigenza di politiche urgenti che fin dalle primarie e per tutto il percorso scolastico possano poi garantire alle donne pari opportunità e inclusione nell'economia digitale, anche contrastando gli stereotipi di genere che sono un vero, un, vero ostacolo diciamo, alla piena espressione delle potenzialità femminili. Eh, ma questo insieme di indicatori, per quanto estremamente ricco e ehm, preziosissimo per, ehm, per le politiche, in realtà ci racconta poco di quello che è l'impatto delle tecnologie sul benessere dei cittadini e invece penso che questo sia un vero e proprio terreno di sfida con cui dovremo confrontarci nei prossimi anni anche per costruire un frame che sia in grado di fotografare le opportunità ma anche i rischi che derivano dalla transizione digitale in atto per i vari soggetti nelle varie fasi del, del ciclo di vita. Mi limito a fare qualche esempio che non vuole fornire delle risposte ma più che altro delle domande a cui spero riusciremo a rispondere nei prossimi anni. Uno studio Ox ha messo in evidenza ehm, l'uso problematico, eh, il fenomeno dell'uso problematico dei social e in particolare ha evidenziato come in tutti i paesi considerati siano le ragazze ad essere più esposte a questo uso problematico, cioè un uso associato a sentimenti di ansia, di stress, di preoccupazione, a conflittualità familiare, a desiderio di fuga. Eh, facendo un esercizio esplorativo sui dati che raccogliamo in istituzione. In effetti le donne sono più frequentemente utenti delle, eh, dei social rispetto agli uomini, questo in tutte le classi di età ma soprattutto tra i giovanissimi e andando ad esplorare una possibile associazione tra utilizzo dei social e ehm, indice di salute mentale emergono come dire, dei risultati che sembrerebbero confermare le evidenze dell'Ocse. Eh, L'indice di salute mentale è un indice costruito su cinque indicatori di benessere psicologico, varia tra 0 e 100 e a valori più elevati corrispondenti. Un livello maggiore di benessere. Eh, questa tavola che cosa ci dice? Ci dice che sia a livello di popolazione complessiva non sembrerebbe esserci una relazione tra uso dei social e eh, indice di salute mentale, focalizzando l'attenzione sulle classi più giovani, invece questa associazione sembrerebbe emergere e riguardare soprattutto le ragazze, per cui all'uso un uso dall'uso dei social sembrerebbe associarsi un minore livello eh, di benessere psicologico, ehm, di benessere psicologico. Ovviamente questo è un dato che, 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 che lascio lì come spunto di riflessione che merita a mio parere um, ulteriori approfondimenti che spero come dire, um, e che, e che si potranno fare anche perché nel, 2000, nel 2023 mh, per la prima volta abbiamo raccolto anche informazioni sulla frequenza di utilizzo dei social. Quindi anche questo dato potrà arricchire il quadro informativo che abbiamo mh, attualmente. Eh, ma questo è solo un esempio. Uh, un altro riguarda per esempio gli effetti che il lavoro da remoto può avere sul benessere di cittadini. Sappiamo che il lavoro da casa è più diffuso tra le lavoratrici che non tra i lavoratori, però poco sappiamo sugli effetti che questa eh, forma di flessibilità lavorativa può avere sulle carriere lavorative, sulla conciliazione lavoro famiglia e anche su una più o meno paritaria divisione dei compiti eh, all'interno della famiglia, dei ruoli famiglia de, de, dello svolgimento del lavoro familiare all'interno della, della, della coppia. Eh, non posso chiudere senza ricordare quello che è il grey digital divide, cioè noi dobbiamo anche ritornare un po' con i piedi per terra direi e ricordarci che oggi che parliamo di intelligenza artificiale continuiamo a vivere in un paese in cui poco meno di 9 milioni di cittadini non hanno mai usato internet, quasi 8 su 10 sono anziani, stiamo parlando di 4 milioni e mezzo di donne e di 2 milioni e mezzo di uh, uomini, quindi anche l'esclusione dalla transizione digitale non è neutrale rispetto al genere. E, ehm, ed è il nostro compito dare evidenza, come dire, eh, di questi che sono fenomeni che possono generare anche forme di dipendenza, dipendenza diversi, perché, di tipo diverso perché. Abbiamo visto che ehm, eh, l'uso, si possono avere forme di dipendenza o di disagio eh, derivanti dalla, eh, da un uso o da un abuso eh, della rete o di certe piattaforme in alcune classi di età, ma ci possono essere anche forme di dipendenze da terze persone per esempio nel momento in cui si è esclusi dalla società digitale cioè gli anziani rischiano di perdere sempre più autonomia nello svolgimento delle incombenze quotidiane di dipendere da altri per esempio per il pagamento di un bollettino per la prenotazione di una visita medica. E questo non accade soltanto agli esclusi, cioè a chi non ha mai usato internet, può accadere anche a chi usa internet ma non ha le competenze necessarie per sfruttarne tutte le potenzialità. E non è un caso che eh, moltissimi anziani usano la rete, per esempio, per eh, servizi di messaggeria istantanea. Insomma, quindi più di 8 anziani su 10, le donne un po' più degli uomini. Quindi, come dire, usano la rete per mantenere. In contatto con la rete di relazioni, però pochissimi usano uh, la competenza, uh, uh, usano internet per prenotare uh, visite, uh, fissare appuntamenti negli uffici, negli uffici pubblici e questo è un dato di cui dobbiamo tenere conto e che secondo me come statistica ufficiale dobbiamo sempre mettere in luce uh, utilizzando tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione, sia i dati che abbiamo già raccolto sia individualmente. Nuovi indicatori necessari perché in una società che cambia abbiamo bisogno anche di integrare eh, gli indicatori che noi siamo abituati a utilizzare, anche perché dobbiamo renderci conto che probabilmente insomma, stiamo vivendo un, un processo come dire, di cambiamento tecnologico. Certamente inarrestabile, ma che va ad una velocità forse maggiore della nostra capacità di adattamento e che quindi può creare delle sacche di vulnerabilità che dobbiamo assolutamente monitorare. Se non vogliamo che la promessa di non lasciare nessuno indietro, insomma, eh, sia concreta e non un semplice per quanto efficace slogan. Ovviamente per fare questo l'approccio di genere è una chiave imprescindibile per poter dare visibilità all'impatto differenziato che i cambiamenti hanno su uomini e donne in tutte le fasi del, della vita e eh, dare evidenza a vecchie e a nuove vulnerabilità. Grazie. E proseguiamo con la dottoressa Fraboni, che ho conosciuto perché è una delle pioniere di GGS e GGP, della, della nostra indagine su gender and generation. E... Prego. Sì, e chiedo le slide gentilmente della presentazione che riguarda classi sociali. Mi sentite? Sì mobilità e diseguaglianze tra generazioni in questo punto cambiamo un pochino il tema e questo è un lavoro svolto insieme a una squadra diciamo che prevedeva eh, collaboratori istat e non e in particolare gli autori di questo lavoro sono con me eh, Sonia Marzadro dell'IRVAP di Trento il professor Loris Bregolini dell'Università di Bologna e il professore merito Antonio Schizzerotto che non sono potuti venire ma vi mandano i loro saluti allora intanto io presenterò un po' il quadro di diciamo, come è nato questo, questo lavoro congiunto con l'obiettivo di ehm, diciamo, eh, descrivere e presentare uno schema di classe sociale che può essere adottato dalle indagini ISTAT che non hanno a disposizione il codice delle professioni e parleremo poi della mobilità assoluta nei suoi termini, cioè intergenerazionale nei termini assoluti e relativi e presenteremo un'analisi delle diseguaglianze per generazione. Allora, il progetto nasce da un protocollo di ricerca siglato qualche anno fa a seguito di un rapporto annuale, vedo qui Linda, e eh, in quell'occasione abbiamo deciso di portare avanti un po' questo, questo studio congiunto tra Istat e eh, Fondazione Bruno Kessler, in particolare l'Istituto per la Ricerca Valutativa eh, sulle Politiche Pubbliche, quindi Trento. Questo protocollo molto ampio ha visto una collaborazione che poi ha eh, indirizzato in particolare questo studio di oggi ad elaborare una procedura atta a ricostruire uno schema di struttura di classe della società italiana che sia prossimo alla ESEC, cioè alla European Socioeconomic Classification. Che è una classificazione che sfrutta appieno i codici delle professioni, ma noi abbiamo voluto fare uno schema di classe che potesse essere eh, adattato anche alle le indagini che invece non hanno questa informazione, ehm, ma che eh, fosse molto in linea con gli standard internazionali. Diciamo che l'obiettivo è stato quello di valorizzare al massimo il potenziale informativo che l'Istat detiene da anni in tema di mobilità sociale, perché c'è un grande patrimonio che è quello eh, rilevato dall'indagine Famiglie e soggetti sociali eh, da oltre 25 anni. Con edizioni che hanno dei moduli specifici per fare questo tipo di analisi, in particolare gli ingredienti sono tre: eh, sicuramente c'è il lavoro corrente con tutte le sue informazioni, cioè il lavoro al momento dell'intervista, poi ci, sono, ci servono le informazioni sugli episodi lavorativi precedenti. Diciamo che inizialmente nel 98 c'erano alcuni elementi eh, essenziali, che erano le caratteristiche del primo lavoro e le caratteristiche del lavoro dopo dieci anni, ma nel corso del tempo le edizioni si sono. Via arricchite fino a diciamo presentare dei moduli che hanno tutti gli episodi lavorativi passati. Quindi in un'ottica di corso di vita, la raccolta di, delle informazioni eh, su ciascun episodio lavorativo. Quindi questo ha ampliato tantissimo le possibilità di studio di mobilità sociale. Ma il terzo ingrediente fondamentale è la presenza di informazioni sulle eh, occupazioni dei, dei genitori, quindi le caratteristiche della famiglia di origine, quando l'intervistato aveva circa 15 anni, quindi un momento cruciale per le scelte tra lo studio e l'inserimento nel mercato del lavoro. Queste informazioni erano per noi estremamente importanti, sono ricchissime e ci è sembrato opportuno valorizzare questo patrimonio un informativo anche per poter accogliere diciamo, generazioni passate che sarebbero state affette da fenomeni di troncamento a sinistra limitatamente a uno sguardo su un'ultima un edizione di indagine, quindi questo ci ha permesso di muoverci all'indietro e di coprire un arco di osservazione su sei coorti decennali. Allora, eh, intanto vi voglio presentare lo schema di classe che adesso possiamo utilizzare, che quindi è in linea, come vi dicevo, con la letteratura internazionale. È uno schema molto ricco di nove eh, classi. Qui lo presentiamo con riferimento all'intervista, perché abbiamo voluto anche testare un po' questa classificazione con altre indagini ISTAT ehm, e quindi in particolare con la, la rilevazione forze di lavoro e la multiscopa annuale aspettività quotidiana. Allora, classificazione prevede che appunto siano distinte nella prima classe i grandi imprenditori con più di sette dipendenti gli alti dirigenti delle imprese della pubblica amministrazione o delle altre organizzazioni della società civile e i liberi professionisti la seconda classe gerarchicamente inferiore è quella dei medi dirigenti dei professionisti eh, alle dipendenze con elevata eh, qualificazione e la terza ci sono gli impiegati direttivi, impiegati mh, con ehm, elevate qualificazioni in ambito amministrativo e tecnico. E poi ci sono autonomi nell'industria e nel terziario o autonomi nell'agricoltura. E infine arriviamo alle quattro classi diciamo, inferiori che sono gli operai, capi operai e tecnici di produzione a medio livello di qualificazione, i lavoratori nella settima classe, lavoratori a bassa qualificazione nei settori del commercio e dei servizi alle persone e alle famiglie e infine le classi dei lavoratori manuali qualificati e non qualificati rispettivamente nel terzo nel terziario industria e nell'agricoltura. Allora, fondamentalmente quello che ci premeva sottolineare è che l'incidenza delle classi misurata su varie eh, indagini allo stesso periodo, ovviamente, eh, è sostanzialmente eh, robusta, stabile e le differenze riteniamo che siano marginali. Allora, eh, il cuore del, dello studio è in realtà la tavola della mobilità intergenerazionale. Qui noi abbiamo messo insieme un pool di indagini che sono appunto le quattro edizioni di Famiglie e Soggetti Sociali per un totale di 81.000 osservazioni che sono quelli che risultano occupati, ehm, aver avuto un lavoro, scusate, nel corso della vita. Ecco, qui mettiamo in relazione le classi di origine, quindi quelle della famiglia di appartenenza con la classe al primo lavoro, il primo lavoro. Lo, lo prendiamo in esame perché, da un lato, è quello che risente di più del peso delle origini familiari e, dall'altro, perché è un punto diciamo che risente meno dei percorsi, dei, dei, degli effetti distorsivi dei percorsi di carriera occupazionale. Dalla tavola di mobilità, in particolare, questa è una tavola di deflusso, quindi abbiamo percentuali di riga che ci esprimono eh, il diciamo, livello di, eh, diciamo, di dipendenza eh, tra la classe di destinazione, in funzione della classe di origine e, e abbiamo le ma distribuzioni marginali. E, in generale sulla diagonale riportato in giallo abbiamo gli individui che non hanno mai cambiato posizione, cioè o meglio, quelli che si sono inseriti con il primo lavoro esattamente nella stessa classe sociale dei propri genitori. Poi abbiamo delle aree colorate in verde che sono coloro che invece passano da una classe sociale di provenienza e si inseriscono su una classe più alta. Eh, quindi hanno una mobilità ascendente. La zona invece in arancione, al contrario, sono gli individui che in qualche modo al primo lavoro scendono rispetto alla famiglia di origine. E poi ci sono le aree bianche che sono i movimenti cosiddetti laterali, cioè quelli all'interno cioè che cambiano classe, ma comunque non livello gerarchico in questa classificazione eh, che noi abbiamo. Allora, è il totale di tutti gli individui, quindi tutte le generazioni, eccetera. Però ci dice che sostanzialmente l'immobilità è del 27%, quindi il, 77%, il 73% degli individui ha avuto una qualche forma di mobilità, ma vediamo di che tipo di mobilità parliamo. Allora, abbiamo detto che vogliamo capire quelle che sono le differenze tra le generazioni. Allora, per fare questo. Eh, abbiamo bisogno di fare ricorso, ehm, diciamo, di studiare quello che è il grado di ereditarietà sociale e per far questo abbiamo bisogno di spacchettare quella tavola che abbiamo visto per le sei corti di analisi che. Eh, che esaminiamo e di stimare la consistenza degli, dei mutamenti intervenuti tra eh, le intensità delle associazioni nette tra le origini e le destinazioni. Quindi, questo ci dà una stima del grado di apertura del sistema di stratificazione sociale, cioè di quella che noi chiamiamo fluidità o meritocrazia nel nostro paese. Lo facciamo tramite un modello log lineare che noto come Unidif, che sostanzialmente tiene eh, le differenze uniformi all'interno di un. Di di odds ratio che sono fissati per la tavola di mobilità e che cambiano secondo un parametro che è il parametro beta relativo alle corti. Questo che ci dice che avendo messo eh, diciamo, per convenzione pari a uno la, il parametro della generazione più anziana, noi osserviamo una riduzione di questo parametro. Quindi in qualche modo l'ereditarietà sociale, quindi la dipendenza dell'ingresso in nella prima classe sociale al, pr al primo lavoro dei figli rispetto ai propri genitori, è andata un po' diminuendo. Quindi in qualche modo c'è un'apertura, un, un grado di fluidità ampio. Questa riduzione è di circa un terzo, però è rimasta comunque consistente e quindi siamo in ogni caso lontani da un discorso diciamo, di uguaglianza delle opportunità per i giovani al primo lavoro. E se vogliamo capire esattamente sotto questo, diciamo, questo mutamento del, del grado di ereditarietà quali sono i fattori, quindi quali sono le direzioni che eh, hanno determinato questa riduzione, dobbiamo ritornare alla tavola di mobilità assoluta e in particolare possiamo evidenziare... Uh, quattro tassi che sono espressivi della consistenza e della direzione dei flussi di cambiamento. Allora, intanto abbiamo in giallo la curva uh, del tasso di immobilità. Questa ci dice che nella Corte più anziana circa il 40%. Dei, eh, degli occupati al primo lavoro si collocavano esattamente nella stessa posizione della famiglia di origine. È declinata monotonicamente. Nell'ultima generazione riguarda soltanto il 20% dei giovani. Accanto a questo c'è però il tasso di mobilità ascendente, che è la, la curva verde, che voi potete vedere ha una forma di U eh, capovolta. Dunque la generazione più anziana si collocava in una posizione di ingresso più alta rispetto alla propria famiglia d'origine nel 15% dei casi, ma questo livello è andato via via aumentando nelle due generazioni successive e ha cominciato a diminuire con i nati dopo il baby boom. Quindi le prime due generazioni si sono avvantaggiate dell'ingresso sul mercato del lavoro nel momento diciamo, di boom economico e fino agli inizi degli anni Ottanta. Le altre generazioni invece hanno visto declinare le loro possibilità di ascesa sociale. Parallelamente eh, in arancione c'è il, ta cioè il tasso di mobilità discendente e noi abbiamo che... Le prime generazioni hanno visto calare questo tasso sempre perché c'è stato un momento favorevole sul mercato occupazionale per loro, mentre eh, dai, dopo baby boom, eh, da dopo il baby boom le, la condizione, diciamo, il tasso di mobilità discendente è andato aumentando. Non solo, ma eh, nell'ultima generazione il tasso di mobilità discendente è superiore a quello della mobilità. Ascendente ed è anche superiore rispetto a quello della generazione più anziana. Quindi c'è effettivamente un peggioramento che si aggrava sull'ultima generazione. E Infine abbiamo il tasso di mobilità laterale o mobilità orizzontale, è la linea grigia ed è sempre e costantemente aumentata. Questo che cosa ci dice? Che anche qui ci sono stati dei mutamenti, dei, delle possibilità di ingresso, una classe diversa rispetto a quella della famiglia d'origine, ma tuttavia sono all'interno dello stesso livello gerarchico, quindi o all'interno della classe media o all'interno della classe operaia, senza sostanziali cambiamenti di livello. In conclusione che cosa possiamo dire? Che eh, questi processi di mobilità intergenerazionale che noi abbiamo osservato hanno seguito le trasformazioni dell'economia e eh, chiaramente hanno risentito anche delle politiche sul welfare, sulla distribuzione dei redditi e nonché educative. Però diciamo che il processo eh, a cui abbiamo assistito dagli anni 50 fino all'inizio degli anni 80 è stato quello di un'espansione del settore industriale. Questo ha fatto sì che ci fosse uno spostamento verso l'alto della struttura dell'occupazione, generando quindi nuove possibilità. No? Venivamo da un'economia diciamo, un più rurale in qualche modo, e um, questo ha determinato quindi un'espansione delle chance di mobilità sociale ascendente e l'avvio di un processo di riduzione dei livelli di ereditarietà sociale. Da primi anni 90 invece poi è successo che eh, c'è stato un forte ridimensionamento del settore industriale perché si sono diciamo hanno avuto un grande impulso, un'espansione maggiore i segmenti meno avanzati del settore terziario in particolare ci sono state delle riduzioni nelle posizioni occupazionali superiori e medie mentre sono cresciute eh, le occupazioni a bassa qualificazione nel settore del, del terziario. Quindi, in un certo senso ha continuato il processo di riduzione dell'ereditarietà sociale ma ehm, allo stesso tempo ci sono stati dei meccanismi per i quali sono state via via più svantaggiate alcune generazioni, sia perché ci sono, stati, mh, sono cresciuti i rischi di mobilità discendente, sia perché sono ehm, eh, aumentate le, le probabilità di fare dei movimenti verso il basso e anche perché mh, quelli laterali invece sono eh, rimasti, sono, sono cresciuti, continuati a crescere. Dunque c'è stato una sorta di confinamento all'interno delle classi più svantaggiate. Naturalmente questo poi guardandolo in un'ottica generazionale che cosa ci dice? Che sono le coorti più giovani che poi paradossalmente sono anche quelle che in media hanno investito di più in formazione e in capitale umano che hanno visto il peggioramento delle proprie prospettive di riuscita tramite l'occupazione. Quindi da un lato la riduzione dell'ereditarietà sociale ha significato una mh, maggiore equità all'interno delle generazioni, però dall'altro guardandolo in un'ottica invece più complessiva, il confronto tra le generazioni fa emergere sicuramente delle disparità a svantaggio dei più giovani. E io con questo vi ringrazio per l'attenzione. Grazie. Adesso Daniele Vignoli, professore di demografia, eh, immagino di sapere di cosa parlerà. Lascio a lui me l'avete chiesto voi, non ho deciso di scoprire le sue carte. Allora, buongiorno a tutti e grazie per l'invito. È veramente un piacere presentare qua oggi. Credo, un esempio di successo di eh, un progetto che ha visto una collaborazione fortissima tra Istituto Nazionale di Statistica e Accademia. E il punto di partenza è questo, un orologio che è una metafora cara ai demografi e che avrete sicuramente già sentito, però chi non l'ha sentita credo che sia sempre molto istruttiva. Immaginate il mondo come un orologio. Mh? La lancetta dei secondi è la politica che si muove velocissima eh? e che da un giorno all'altro è sotto scacco e si muove veloce. La lancetta dei minuti è l'economia. Si muove un po' più lenta della politica e mette sempre sotto scacco la politica. E poi c'è una terza lancetta che è quella delle ore. Se voi guardate il vostro orologio sembra fermo, sembra che le ore non si muovano. Però poi da giorno si fa notte, passano le settimane, passano i mesi, passano gli anni. Nessuno interviene e la demografia cambia, la lancetta delle ore è la demografia che sembra immobile ma in realtà si muove. Forse anche l'ambiente è una lancetta delle ore. E cosa è successo? Senza che nessuno di noi se ne sia davvero accorto, tranne forse i demografi che, lo, che in realtà lo dicevano da un po'. È successo che una piramide per età molto tradizionale, in cui ci sono in una popolazione molti giovani, un po' meno adulti e un po' meno anziani, si ribalta per effetto di due fattori. Da un lato Aumenta la longevità, quindi cambia la speranza di vita, l'invecchiamento eh, dall'alto viene chiamato, ma dall'altro, che è l'altra componente fondamentale dell'invecchiamento, diminuisce la fecondità, diminuiscono i nati, c'è cioè un invecchiamento dal basso. E cosa succede? Succede che si ribalta la piramide. Ecco, questa immagine io credo che racconti almeno due cose. La prima è che non ci vuole un premio Nobel o un, gran, un fine scienziato per capire che un oggetto di questo tipo non sta in piedi mm. e che quindi può cadere da un momento all'altro. E la seconda cosa che ci racconta è che non si studia l'invecchiamento della popolazione solo guardando la longevità. Ma è un processo di popolazione in cui conta la fecondità, forse più della longevità, contano le migrazioni, contano le transizioni familiari. Quindi l'invecchiamento si studia in un'ottica di corso di vita. E però ormai ce ne siamo accorti che qualcosa non andava, tant'è che all'interno del. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sono state individuate 14 sfide, una delle 14 sfide chiave del Paese era proprio sulle conseguenze dell'invecchiamento e eh, siamo stati eh, pronti in quel momento in cui il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è stato lanciato a costruire con grande fatica, non lo nego, un partenariato molto ampio di 27 partner che con, Coinvolge il Consiglio, il CNR, che coinvolge l'Istat, che coinvolge l'eccellenza della ricerca in Italia sull'invecchiamento e abbiamo vinto 120 milioni di euro per affrontare il problema dell'invecchiamento in Italia. È una cifra enorme che va spesa in tre anni e non è facile. Io di solito sono. Più bravo a spendere che a risparmiare, questo non c'è dubbio, però non è facile perché voi dovete immaginare di sommare la burocrazia della Commissione europea a quella italiana. Però siamo a metà dell'opera dopo un anno e mezzo di progetto e insomma abbiamo, le spese vanno abbastanza bene. Anzi, adesso vi faccio vedere alcuni dati, la, la ricerca è molto in progress. Agit, Aging Well in an Aging Society. Il titolo credo che sia particolarmente indicativo eh, perché l'invecchiamento è un fenomeno individuale positivo. Si vive più a lungo, si vive in salute migliore. L'invecchiamento a livello individuale è un fenomeno positivo. È a livello di popolazione che mette sotto scacco e crea delle difficoltà e ehm, come eh, è strutturato questo progetto AGIT eh, parte dal presupposto che la qui non è partito il, um, sta per partire okay. eh, parte da una, da una constatazione che la, demo la demografia dell'Italia è eccezionale se voi cercate l'Italia in qualunque classifica demografica internazionale noi siamo sempre ai primi posti non sempre per ragioni buone eh, però siamo sempre ai primi posti perché viviamo più a lungo degli altri, ma facciamo anche meno figli degli altri. E questo crea di fatto una delle popolazioni più uh, anziane al mondo, più invecchiate al mondo. E questo è il punto di partenza del progetto, la condizione demografica. Intorno alla demografia, concettualizzata un po' come connective science, l'idea che la demografia riesce a connettere scienze e discipline diverse, abbiamo costruito un partenariato che... Uh, mette assieme, mette a sistema uh, tre forze: la forza delle scienze sociali, la forza delle scienze biomediche e la forza delle scienze tecnologiche. Finora non ne avevano mai davvero lavorato a sistema assieme. Eh, L'Italia, nonostante abbia questa popolazione particolarmente invecchiata, dobbiamo anche riconoscere che a livello internazionale non è nota come un hub di ricerca sull'invecchiamento. Ci sono stati fortissimi eh, risultati, ma veramente confinati all'interno di campi disciplinari molto separati tra di loro. Questa è la prima volta che queste tre scienze eh, assieme studiano l'invecchiamento e a, nella triangolazione di queste tre forze trovate 10 eh, Centri di ricerca, 10 punti di attenzione che nel linguaggio del PNRR si chiamano SPOC. Adesso vi dico che cosa sono. Quello che noi facciamo soprattutto è ricerca di base, ma la ricerca di base ha implicazioni fortissime in termini di formazione, in termini di trasferimento tecnologico e questo per eh, effetti poi di feedback crea innovazione sull'invecchiamento. Questo è proprio il nostro modello Agit. Vi dicevo, un partenariato esteso, coordinato dall'Università di, di Firenze, che è il l'AB, il centro amministrativo, ma che coinvolge eh, università pubbliche, università private, realtà più, eh, più o meno grandi a livello, ehm, a livello di territorio nazionale, c'è Generali, c'è Inps, c'è Sanofi, che è un'azienda farmaceutica, c'è Tech4Care, che è invece un'azienda che sviluppa tecnologie per, ehm, per gli anziani, che è invece di natura più piccola, quindi proprio piccola e media impresa, una rappresentatività del territorio nazionale. Sono in fase di assegnazione in questo momento 15 cascade calls, quindi in realtà il partenariato si amplierà di altre 15 università. E come è fatto questo eh, partenariato? Come sono fatti questi dieci centri di ricerca? Tutto parte dalla demografia dell'invecchiamento, dalla demografia al centro e poi ci sono dei centri di ricerca che sono orizzontali, cioè che sono dei più disciplinari. Lo SPOC 2 sulla biologia dell'invecchiamento, lo SPOC 3 affronta invece gli aspetti più clinici dell'invecchiamento, abbiamo il 50% sono... Eh, di area biomedica dei nostri eh, ricercatori, quindi con loro si spende meglio perché costano un po' di più rispetto, rispetto agli altri. Eh, lo Spock 4 è uno Spock di natura comportamentale e psicologica, sono le traiettorie di invecchiamento attivo e in salute, lo Spock 5 si occupa, di, eh, silver, ehm, di, si occupa di un tema fondamentale che è il tema della cura, estremamente interdisciplinare. Lo Spock 6 invece si occupa di silver economy e eh, quindi lavoro, partecipazione nelle età più avanzate, lo Spock 7 è un tema centrale, gli aspetti culturali è guidato da una filosofa e da un economista. L'idea è di dire ma come garantiamo giustizia intergenerazionale in una società in cui a votare saranno sempre gli, gli, la, la, la fetta di popolazione più anziane? Come la garantiamo i diritti dei più giovani? E poi ci sono altri tre spoke di natura verticale che, che aiutano l'integrazione degli altri spoke, due sono di natura tecnologica, eh, spoke 8 e spoke 9, e lo spoke 10 è uno spoke fondamentale che è lo spoke di policy, trasformare tutto quello che viene fatto in indicazioni di policy. Questo non è un progetto come un Horizon, un ERC, un progetto tradizionale a cui siamo abituati in cui quello che devi fare è pubblicare su riviste internazionali. Lo faremo, lo stiamo facendo, spero bene, ma questo è un progetto che deve lasciare un contributo forte, dobbiamo dare un senso a questo, a questo sforzo finanziario che ci è stato uh, concesso. Ci sono poi dei board trasversali su cui non entro, ma eh, nel sito web qui abbiamo eh, Sabrina Prati che ha un ruolo centrale in tutto il progetto. Se avete poi bisogno di eh, ulteriori informazioni, noi siamo molto disponibili ad allargare proprio le collaborazioni all'interno di questo progetto, perché è proprio un progetto di eh, coinvolgimento della società. Civile e dell'Accademia e di tutti, di tutti quelli che fanno ricerca in maniera sistematica. C'è cioè un board eh, sui dati. Su questo non spendo tempo qua perché vorrei chiudere con, con una riflessione sui dati. C'è un board di innovazione e trasferimento tecnologico, un board sugli stakeholders e sulla dissemination e c'è un aspetto poi fondamentale che è quello dell'educazione e l'apprendimento permanente che deve seguire tutto il corso di vita. È sempre l'idea del corso di vita, se si comincia a studiare l'invecchiamento a 80 anni ormai è un po' tardi, cioè si deve partire prima. Abbiamo eh, 350 eh, ricercatori che sono la massa critica del progetto. E con forte uguaglianza di genere, il 50% sono ricercatrici, ma l'uguaglianza di genere non si fa nei numeri, si fa nella leadership. Il 40% sono in posizione di leadership, come spoke leader, spoke co-leader o leader di work package. 20% di giovani, abbiamo assunto 300 persone con questi fondi, 300 giovani che sono stati eh, coinvolti e abbiamo più di 100 stakeholders e vi faccio un esempio per farvi vedere l'interdisciplinarità di questo progetto che è lo Spoc 1, quello sulla demografia dell'invecchiamento, è guidato da Firenze e come co-leader all'Istituto Nazionale di Statistica. Ha un, un ruolo quindi centrale, c'è qua Sabrina Prati che è la co-leader del, dello Spoc 1 e in questo Spoc 1 noi stiamo provando a sviluppare un concetto un po' nuovo per la demografia e che sembra un po' un ossimoro, io ve lo dico, che è quello di demografia positiva. Penso che come me anche voi non ne potete più di sentir parlare di sboom demografico, l'inverno demografico, le culle vuote. Che facciamo? Chiudiamo il bandone e andiamo via. No, siamo qua, dobbiamo fare ricerca, dobbiamo trovare soluzioni e quindi demografia positiva non vuol dire negare i problemi, ma vuol dire intanto partire dai dati positivi. Se viviamo più a lungo, viviamo in salute migliore, vuol dire che i nonni passano più tempo con i propri nipoti. Perché è negativo? È positivo. È, c'è solo da ripensare una società che è in grado di affrontare queste sfide e quindi lo facciamo con un approccio un po' più proattivo rispetto a come finora l'invecchiamento è stato affrontato. E eh, per farlo. Abbiamo, um, lavoriamo sulla longevità, lavoriamo sulla famiglia e la fecondità, lavoriamo sulle migrazioni e sugli aspetti biodemografici dell'invecchiamento, bio, eh, esatto, dell ma soprattutto ci lavoriamo con i dati. Ci sono due, spoke due eh, work package verticali che integrano il lavoro di tutti gli altri, che sono proprio sull'innovazione eh, nei dati e su un sistema che stiamo sviluppando di data analytics per monitorare in tempo reale. L'invecchiamento con un'interfaccia grafica estremamente efficace, ma siccome non voglio essere Uh, generico vi faccio un esempio di innovazione dati invece uh, vero e questo è um, un, un esempio di una collaborazione veramente molto fruttuosa con Cinzia Castagnaro e Alessandra Burgio dell'Istat queste sono elaborazioni Istat sui dati del Ministero della Salute questa è la prima stima dell'incidenza della procreazione medicalmente assistita sulla fecondità in Italia attraverso l'accesso ai certificati di assistenza al parto io so se ogni nascita è avvenuta con o senza procreazione medicalmente assistita. Quindi riesco a ricostruire i tassi specifici di fecondità tra PMA e non PMA e poi il tasso di fecondità totale, il numero medio di figli per donna e eh, quantificare il contributo. Ecco, vi faccio vedere, vi dico questi due dati che sono fortissimi, l'incidenza della procreazione medicalmente assistita sulla fecondità è il 13% dopo i 40 anni e cresce in maniera esponenziale nelle età più avanzate. Uno su tre figli, uno su tre dei primi figli dopo 40 anni avviene con PMA. Mm? È una stima, è la prima stima reale che fa capire che l'Italia in questo è uguale alla Spagna e ai paesi nordici. Noi siamo sempre abituati a pensare l'Italia, paese in cui non cambia niente. Le cose cambiano e cambiano senza che ce ne rendiamo conto se non le misuriamo. AGIT uh, è, è in forte collaborazione con Foster, ne abbiamo parlato prima, che è um, Fostering uh, Open Science in Social Science Research e uh, in, in grande sinergia parlavamo di GGS che Romina uh, segue da sempre. Ora da sempre, da quando esiste la, la, la GGS sembra che, che Romina segue da sempre, e uh, con AGIT noi finanzieremo un sovracampionamento della popolazione ultima ultra 65enne nella nuova GGS. Questo è un esempio vero di integrazione tra fondi PNRR nati su aree diverse, partenariato esteso da un lato, infrastruttura di ricerca dall'altro, e che permetterà di raccogliere per la prima volta dei dati sulla popolazione ultra 65enne che non sapevamo, per esempio, le date di nascita dei nipoti mh? e come l'arrivo di un nipote cambia il corso di vita degli individui. Um, Chiudo con, eh, con una riflessione e la riflessione che voglio fare è che un progetto di questo tipo non può e non deve concludersi in tre anni. Uno sforzo economico ho finito, uno sforzo economico così enorme non può e non deve concludersi in, in tre anni e quindi l'obiettivo è quello di costruire e di eh, non far esaurire la vita della nostra uh, hub di ricerca, Agit, ma trasformarla nel primo istituto italiano sull'invecchiamento. Esiste negli Stati Uniti, esiste in molte, eh, molte nazioni, non, per lì, non esiste in Italia, che invece è uno dei paesi leader nell'invecchiamento, perché anche questo è essere leader, siamo un leader nel processo di invecchiamento eh, globale. Come demografo, non posso non dire che questi fondi si chiamano Next Generation EU. Che vuol dire Next Generation EU? Vuol dire che noi, per fare ricerca oggi, stiamo sottraendo dei fondi alle generazioni di domani. Quindi di fatto con questi progetti noi creiamo debito pubblico. Mm? Però attenzione, il debito pubblico viene spesso demonizzato, ma non è necessariamente negativo. L'Italia è passata dal Medioevo all'età contemporanea usando bene il debito pubblico. Il debito pubblico permette di costruire infrastrutture, permette di ridurre le disuguaglianze, permette di costruire dei ponti è come si usano questi soldi e credo che questo progetto sia un esempio di eh, soldi che vengono usati bene e su cui per l'Istituto Nazionale di Statistica si apre una sfida incredibile. Eh, L'università non ha mai avuto così tanti fondi e in questo momento tutti stanno facendo la propria raccolta e dati e sempre di meno vengono forse usati i dati dell'Istituto Nazionale di Statistica, soprattutto i dati di indagine, perché ognuno con tutti questi fondi a disposizione costruisce i propri campioni traballanti, di convenienza, con grande problematicità, però questo pone una sfida fortissima per voi di tempestività, di rilascio delle informazioni, di accesso ai dati individuali, perché altrimenti il rischio è di perdere terreno con un'università che per la prima volta ha i fondi per raccogliere dei dati. Noi però ci siamo. Voi ci siete, c'è cioè Sabrina in prima fila, però abbiamo ancora da lavorare. Grazie. Grazie, eh, chiudiamo qui, siamo perfettamente in tempo, purtroppo non c'è tempo per qualche domanda, però mi aggancio proprio alle ultimissime cose che ha detto Daniele, l'altra parola chiave è integrazione. Cioè, tutti questi lavori che stiamo facendo, tutti questi campioni più o meno barcollanti che stiamo cercando di estrarre, è, è il lavoro molto barcollante. Il mio è un lavoro di integrazione veramente difficile. E l'altra cosa da, che tengo a far notare è anche l'importanza di queste operazioni per continuare dopo questo sforzo, perché noi questo debito che stiamo usando secondo me ragionevolmente bene, rischiamo invece di vanificarlo se non riusciamo a, a fare un piano per proseguire. Se quando ho visto i 300 ricercatori, eh, sono, scusate, qui vinco facile, probabilmente in aula, sono 300 tempi determinati che a me preoccupano in, da tanti punti di vista diversi, perché a queste persone va garantito un futuro in, in tutto questo contesto demografico complesso. Grazie, buon pranzo e buon proseguimento.